sono già ancora distrutti da ieri. Tutte, tutto a posto? Ok, buongiorno, grazie di essere qua tutti. Io sono Barbara Sgarzi, sono giornalista, blogger, lavoro sui social media da un po' e su internet diciamo da sempre. Sono qui con Serena Danna del Corriere della Sera, La Lettura, Raffaella Menichini di Repubblica e Marina Petrillo, aka Alaska, di Radio Popolare, che conoscerete, chi è di voi su Twitter conoscerà molto bene. Oggi vogliamo parlare di informazione al femminile. Faccio una premessa perché ce lo siamo detto tante volte tutte e quattro, anche con Arianna Ciccone quando abbiamo cominciato a parlare di questo panel. Ieri sera c'è stato un incontro sull'informazione su donne e media, che ha sviscerato altri temi. Noi oggi volevamo così uscire un po' dal calimerismo di siamo sempre quelle piccole nere che, per carità, i dati non sono confortanti, lo sappiamo, la presenza delle donne in redazione non è incoraggiante, persino BBC, perché noi siamo tutti un po' esterofili, tendiamo a dire è un problema italiano, in realtà non è proprio un problema italiano, perché recentemente BBC è uscito fuori la notizia che i manager prendono in media il 10% in più dello stipendio delle donne pari grado. Quindi, recentemente è stata firmata dalla Federazione Nazionale della Stampa una carta delle pari opportunità per favorire la presenza delle donne nelle redazioni e comunque nei siti, dove si fa informazione. E come sempre, come quando si parla di quote rosa, come quando si parla di documenti programmatici per favorire l'integrazione delle donne, non è mai un bel momento, perché significa che comunque abbiamo ancora bisogno che qualcuno, insomma, firmi una carta. Il ministro Fornero alla firma di questa carta ha detto conto sulle donne perché le donne, le giornaliste, miglioreranno la visione della donna nei media in Italia. Sì, vero, però non sempre ce lo fanno fare, no? Non sempre nelle redazioni è possibile farlo. Per cui, perché siamo qui? Per avere uno sguardo il più possibile ottimista sull'uso della rete, cioè se non è possibile ancora o non è possibile del tutto fare informazioni in un certo modo all'interno delle strutture, diciamo così, tradizionali, la rete ci offre la possibilità di farlo in maniera non convenzionale, molto più libera. Non solo, un altro tema che vorrei così gettare sul tavolo oggi è quello dell'economia del dono e della condivisione. Sappiamo tutti che l'informazione sul web e l'informazione sul web si basa anche e soprattutto sulla condivisione, sullo sharing delle informazioni, dei link, delle notizie, delle cose importanti. Sappiamo che la condivisione e il dono è nel nostro DNA, è nel DNA femminile forse più che maschile, quindi è uno strumento che possiamo usare in maniera con una sensibilità diversa. Quando chiacchieravamo prima, Marina giustamente mi dice: ricordiamo che il dono non è un regalo, il dono è qualcosa che torna indietro. Noi condividiamo un'informazione, condividiamo qualcosa gratis al momento, ma è una condivisione che ci porta sempre indietro, che sia reputazione, che sia un link, che sia qualcosa che torna indietro. Per cui vorrei con le mie colleghe qui, che in modi diversi, ma in maniera decisamente di successo, stanno sperimentando sia la carta che la radio, che il web, quindi modi diversi, strumenti diversi di fare informazione, per cercare di capire come e se la rete ci può aiutare. Perché vi lascio con quest'ultima frase che mi ha detto una mia direttrice di un periodico femminile, che non capiva niente di internet, si stava affacciando a quello che era la rete e mi disse: io non ho capito niente, sto studiando, sto cercando di capire. Ho capito però una cosa, che le donne fanno rete, sanno fare rete da ben prima che esista la rete, da molto prima che esista internet. Quindi con ogni probabilità siamo pronte a usare questo nuovo strumento. Io inizierei a chiedere una cosa a Raffaella, perché ieri sera chiacchierando mi ha detto una cosa molto bella. Mi ha detto: il web mi sta regalando una nuova gioventù professionale. Dopo 20 anni di carriera, 20 anni di mestiere, mi sono affacciata al web e improvvisamente mi si sono aperte porte, no? E non è una persona che ne avesse bisogno, nel senso che la sua carriera era già ben chiara e ben delineata. Ecco, in che senso una nuova gioventù professionale, un nuovo contatto anche con le nuove generazioni? Buongiorno, grazie a tutti di essere qui. Qui già io denuncio la mia età, che non è, No, vabbè.
la mia età professionale quantomeno. Io lavoro, diciamo, nel campo del giornalismo da più di 20 anni, prima in un piccolo giornale che era Il Manifesto, che è stata una grande palestra di giornalismo per molti professionisti che sono ora in giro nella carta stampata e nella televisione, e da 11 anni circa a Repubblica. Prima nella parte cartacea del giornale e da circa 4 anni nel sito web repubblica.it. Quindi per forza di cose, diciamo, mi sono affacciata al web perché lavoravo dentro e ho dovuto riconvertirmi e studiare da capo i parametri che pensavo di avere ormai assodato e alcune sicurezze che avevo che pensavo di avere molto salde dal punto di vista professionale, perché buttarsi da un grande giornale di carta in un sito internet vuol dire reimparare completamente il linguaggio. E la cosa che mi ha colpito e che mi ha fatto rimettere in discussione anche la mia professionalità è la possibilità di interagire con la comunità dei lettori, non solo con la comunità dei lettori di Repubblica che ha una strategia, insomma, se seguite un pochino il giornale e il sito, sapete che Repubblica ha più riprese, repubblica.it ha messo in campo delle campagne sia per fidelizzare i suoi lettori, sia per creare un dialogo continuo, farli partecipare negli anni del berlusconismo, tra l'altro è stato anche un riflesso quasi necessario, no? Perché era un giornale, diciamo, nettamente di parte, nettamente nell'agone della discussione sulla libertà di informazione in Italia. E quindi sono stati anni sicuramente esaltanti, molto faticosi, in cui però mi sono resa conto di come stessimo proprio arrivando a precipizio con una fortissima accelerazione su un modo di fare giornalismo completamente diverso. Questo ovviamente riguarda sia i professionisti maschi e femmine, sia i non professionisti, cioè quel terzo attore che si sta affacciando fra la categoria professionale dei giornalisti e l'utente passivo, fra virgolette, come l'abbiamo conosciuto fino adesso, e cioè i citizen journalist cosiddetti, no? Cioè le persone che sono sul campo e che in Italia come all'estero raccontano quello che vedono. E hanno trovato, grazie alla tecnologia, delle piattaforme in cui fare informazione al di fuori dei giornali tradizionali. In questo cuneo, in questo dibattito che poi è veramente, mi sembra, l'anima pulsante dell'edizione del Festival di quest'anno, no? Cercare di capire come noi giornali tradizionali, media tradizionali, ci confrontiamo con quello che sta emergendo nel mondo, in Italia, da questo punto di vista. In questo cuneo io ho trovato appunto la seconda giovinezza, in qualche modo. Ho avuto la possibilità di rallacciare online tramite i social media, tramite una partecipazione sempre più attiva, soprattutto su Twitter, devo dire che dal punto di vista della professione giornalistica è sicuramente, secondo me, in questo momento la piattaforma più utile, più produttiva. E ho avuto la possibilità di rallacciare una rete di contatti, di condivisione, di dialogo con donne più grandi di me, donne che avevo conosciuto, diciamo, nelle prime esperienze del femminismo classico, no? Degli anni 80, e che adesso si riaffacciano al dialogo dopo molti anni di silenzio, grazie alle piattaforme social network e soprattutto con le più giovani. E in questo dialogo continuo, in questo rimpallo, in questa a volte turbinio un po' frastornante, ho trovato
delle fonti di informazione, dei punti di vista, delle prospettive, delle realtà che si stavano muovendo, che non avrei mai sospettato esistere se non ci fosse stata la rete, e che ho riportato all'interno del mio luogo di lavoro, del sito per cui lavoro, cercando di fare informazione utilizzando quelle fonti, e sto cercando adesso di fare proseliti dentro Repubblica in qualche modo, di lavorare con i colleghi, soprattutto del giornale di carta, perché quelli del web ovviamente per ovvi motivi sono un pochino più usi a questa conversazione globale aperta, e per far capire che, insomma, che il nostro lavoro sta cambiando fatalmente, che è inutile opporre resistenza. E devo dire che le persone che trovo più aperte e disposte al dialogo sono le colleghe donne. Sarà un caso? Non credo. Non credo. Penso che i numeri che abbiamo sentito, non so se alcune di voi erano a pane ieri sera, i numeri della presenza delle donne nelle redazioni e soprattutto ai livelli alti dirigenziali delle redazioni dei nostri media sono devastanti, e quindi mi sembra un riflesso naturale che laddove si apre uno spazio di visibilità, di condivisione, far sentire la propria voce perché senti che altre stanno parlando, quindi la consapevolezza che prendersi il potere è possibile, è un riflesso automatico, secondo me, di quelle che sono in una situazione di minorità. E noi all'interno dei media siamo in una situazione di minorità, quindi io la vedo come una grande opportunità. Certo, non è tutto rose e fiori, ci sono poi aspetti anche molto negativi, il trolling, il discorso, insomma, i discorsi, le reazioni anche violente, sessiste, che si trovano sui social media, specialmente nei confronti delle donne giornaliste che per esempio si occupano di campi tipicamente maschili come lo sport e la politica. Questo è un discorso a parte che poi magari possiamo affrontare, però diciamo, la potenzialità è enorme ed è trasversale, secondo me, fra le varie piattaforme, media tradizionali, nuovi media, citizen journalist, blogger. È una rete ancora in costruzione, non sappiamo bene dove stiamo andando, però è molto entusiasmante la possibilità che ci possiamo mettere su questa strada. Sì, sicuramente ho amato molto l'idea che i social media, nella tua esperienza, ma non solo nella tua, siano come un trade union fra quello che è stato le rivendicazioni, diciamo, del femminismo storico e quelle che sono le istanze delle ragazze di oggi, quindi che riesca a essere un ponte fra due mondi che magari diversamente non si sarebbero mai parlati o, come dici tu, neanche scoperti, perché dici giustamente, anche a me è successo di conoscere movimenti e realtà di donne nell'informazione che, se non avessi avuto la possibilità di farlo tramite i social media, mi sarebbero rimaste ignote. La cosa che hai detto molto bella, io tutto sommato alla fine chi vedo più aperta nelle redazioni a queste nuove possibilità, a questo ventaglio di strumenti, sono le donne. Sarà un caso? Io credo di no. E parlavamo prima con Marina appunto del discorso della condivisione, del retweet di contenuti di colleghe, magari in competizione con la nostra testata, no? C'è tutto un mondo che sta nascendo anche di problemi di policies, di ma cosa devo fare se trovo un contenuto che ritengo interessante, lo condivido oppure no perché non è della mia testata, eccetera eccetera. Jeff Jarvis, giornalista e docente di giornalismo, anni fa lasciò il suo famoso mantra: do your best and link to the rest, quindi è inutile ripetere continuamente gli stessi pezzi di articoli
Giulio Cronache già lette 2000 volte, ma fai quello che sai fare meglio, tutto, per tutto il resto link anche fuori, perché intanto la rete è liquida, è come voler recintare l'acqua. Io sorrido sempre quando magari faccio corsi per l'uso dei social media e i vertici mi dicono: ma non andiamo fuori, non mandiamoli fuori, non linkiamo fuori ancora nel 2012, no? È un po' ridicolo, perché appunto è come irregimentare l'acqua con un cancello. Tu come vedi invece la possibilità, tu che paradossalmente per molti sei quasi quella di Twitter, no? Con tutto quello che fai, eccetera, perché hai il tuo account ha un ottimo successo, stai lavorando molto bene su Twitter, lo usi tantissimo, sei molto presente. E mi dicevi, secondo me, ovviamente, se io trovo un contenuto di una collega, di un collega anche competitor, anche che non sia della mia testata, io lo condivido, perché appunto è un dono che poi alla fine mi torna indietro come web reputation, mi torna indietro come così favore che rende i miei lettori, servizio che rende i miei lettori. E la vedi come una capacità, una sensibilità particolarmente femminile, dell'informazione al femminile, o è difficile da... Non so se è specificamente femminile, perché è una cosa che io ho imparato a fare da dei maschi, quindi Andy Carmen, Neil Mann e molti altri, però questo mi dà un po' la sponda per dire che i migliori tweet maschi, giornalisti, professionisti di questi ultimi 2 anni hanno una sensibilità estremamente femminile. Cioè sono gli uomini che sono più adatti a capire che la rete è femmina. Per esempio sono persone che hanno scelto la non verticalità, sono diventati delle personalità senza cercare di essere delle personalità, cioè non hanno cercato la competizione in rete, hanno cercato l'organicità, hanno cercato di capire che la rete è un mare in tempesta, specialmente adesso, specialmente per quello che riguarda l'influenza che ha sul giornalismo. Stamattina con Raffaella eravamo a un panel molto bello con l'Economist e altre testate, in cui è stata usata spesso la parola rivoluzione. A me non sembra un caso che rivoluzione nel giornalismo vada di pari passo a un momento in cui abbiamo assistito a delle rivoluzioni per la strada. Se la rete è un mare in tempesta, non ha molto senso chiudersi in cabina pensando di avere una propria corsia preferenziale nella quale non si verrà disturbati dai concorrenti e non partecipare alla conversazione. Secondo me è una delle prime vocazioni del giornalismo, quella originaria, quella per cui in un piccolo paese nasce un giornale, no? Anche in un paese del Far West nasce un piccolo giornale, è di creare una conversazione pubblica e di avere delle persone che curano e approfondiscono quelle storie che ci possono servire a vivere meglio come cittadini, a essere cittadini informati, quindi anche creature politiche in qualche modo. La rete ci dà questa opportunità. Io non posso fare a meno di pensare che c'è qualcosa di straordinariamente rivoluzionario nel fatto che alcune delle tweet che io seguo, che sono un po' le mie fixer, le mie fonti, le mie voci, le voci che io cucio insieme per raccontare questa storia tutti i giorni, sono, scusate, donne che è Barbara, donne che non hanno diritto di voto ma twittano. Donne che non possono esprimere politicamente la loro posizione o fare una scelta politica nel loro paese, ma possono twittare. Per me questo è già sufficiente. Io sono arrivata a questo lavoro, penso, come voce radiofonica. Cioè ci sono arrivata attraverso il racconto. Io sono una scrittrice, sono un'autrice. Per questo cerco sempre di sottolineare che il mio ruolo non è tanto quello della giornalista, ma quello della narratrice, perché alla fine io cuccio le storie. È come se dirigessi un coro, le storie mi arrivano e sta a me trovare il filo affidabile di quella storia, che è fatto però anche di tante altre cose che non sono solo la breaking news, la verifica, sono fatte anche di grandi romanticismi e grandi momenti di quotidianità. E questo elemento della quotidianità, che per me, io ho cominciato a scoprire coi blog, infatti poi mi interessa molto sentire Serena su questo, perché la mia esperienza con la rete, il motivo per cui io sono arrivata a fare una trasmissione come Alaska, viene dal fatto che ho iniziato come blogger, perché leggevo i blog delle donne, soprattutto anglosassoni, in cui trovavo qualcosa che nella narrazione dominante del giornalismo e del racconto mancava. Io non giudico, diciamo, il giornalismo di, tra virgolette, stampo maschile, però è un fatto che il giornalismo maschile riflette una società maschile in cui
la prima linea del giornalismo è quasi sempre quella eroica, fisica, dell'embedded, dell'inviato molto esposto. Ci sono naturalmente anche delle donne che lo fanno benissimo, penso per esempio a Lindsay Addario, la fotografa del New York Times, che ha raccontato la sua esperienza di donna che fa questo, no? Però la mia sensazione è che la rete abbia spalancato, anche con mille pericoli, cioè un magma un po' bollente, un po' rischioso, come le donne, occhio quando avete a che fare con le donne, abbia spalancato delle porte dalle quali naturalmente sono entrate tutte le persone che non avevano voce, ed è entrata una narrazione alternativa. E io intendo, guardate, come le donne, come i Tuareg, insomma, che non ci danno soltanto delle news, ci danno un punto di vista. La rete ha moltiplicato le storie e i punti di vista. Guardate, è stato consegnato il Pulitzer e non è stato dato alla fiction quest'anno. La fiction sta attraversando un momento di crisi fortissima in favore del saggio personale, e anche questo è un riflesso di quello che stiamo vivendo. La rete ti dà la possibilità di portare il tuo punto di vista in un grande bacino in cui forse il tuo punto di vista, se è autorevole, se è affidabile, se tratti bene i materiali che hai, la tua esperienza personale e quella degli altri, no? Il senso della cura che fa tanto parte di questo lavoro, magari diciamo avrai successo, ma non insegue il successo, si limita a portare la storia dentro a questo bacino. E quello che ho sperimentato io è questo. Penso alle più brave blogger americane, giornaliste, che hanno creato una testata dal nulla, sono quelle di Mother Jones. E quelle di Mother Jones non vanno a fare giornalismo d'inchiesta nel senso classico del termine. Hanno costruito una testata da niente che è basata sulle donazioni, esattamente come la radio per cui lavoro io, e hanno raccontato il disastro della BP andando non facendo l'inchiesta di alto livello sui, diciamo, il dietro le quinte del potere della grande azienda, della grande multinazionale, ma andando con le galosce sulle spiagge a raccontare dei lavoratori sottopagati che pulivano le macchie di petrolio e gli animali sporchi sulle spiagge, dal basso, dal piccolo. La capacità delle donne di organizzare il piccolo in qualcosa di grande e di sentirsi parte di una rete sempre è straordinaria. Le grandi mediatrici politiche che nessuno conosce, di cui pochissimi conoscono l'esistenza, che hanno reso possibile Tahrir, cioè quando fuori dalle telecamere, dallo sguardo delle telecamere di notte, si gestiva una mediazione politica straordinaria tra le forze diversissime che fanno la piazza e che fanno la rivoluzione. Quelle donne come Ahdaf Swaif, che non a caso è una scrittrice, sono le mediatrici d'eccellenza di tutto quello che abbiamo visto. Io sono sempre convinta che la mia TL sia femmina, poi vado a guardare per curiosità, sapendo che avevamo questo panel, sono andata a vedere quante donne ci sono nella mia TL, sono solo il 40%, quindi vuol dire che ci sono più uomini che donne, ma vuol dire che la mia percezione e la percezione di chi mi segue è che quelle voci sono talmente forti che sono condizionanti condizionano tutta la conversazione, anche quella degli uomini. Perciò io credo che sia la rete che è femmina e che ne stiano uscendo bene gli uomini più femminili, i grandi professionisti che hanno capito che chiudersi o continuare a competere in senso verticale non è la strada giusta, opporsi, come diceva Raffaella, no? Cioè è fatale, ma si può anche aiutare questo processo, e è meglio, come dire, in qualche modo è meglio contribuire con la propria sensibilità, il proprio senso di governo della conversazione. E tornando alla cosa dei retweet di altri, cioè della non concorrenza diretta fra testate, ma l'accettare di essere in dialogo, quello che stanno scoprendo le grandi testate è che siamo tutti dentro alla stessa conversazione. Per la prima volta, però, per me l'aspetto positivo è questo, è che in questa grande conversazione conta di più la qualità che i soldi o la quantità, cioè la reputazione e la storia che racconti, lo spessore di quello che hai da dire conta di più che non il nome con cui parti. Sì, e anche dell'uso della tecnologia in senso stretto, perché io sorrido sempre quando sento chi si avvicina magari dal giornalismo tradizionale con un po' di riserve, perché come diceva
Raffaella prima non è ancora così assodato, no? Cioè il muro di gomma fra carta e online ancora lo abbiamo sentito anche in altri panel stamattina e lo sentiremo penso per tutto il Festival del Giornalismo, nonostante siano passati parecchi anni e non si parli più di nuovi media o non si dovrebbe più parlare di nuovi media, perché allora insomma sarei nuova anch'io che ho cominciato 15 anni fa a lavorarci e purtroppo non è così. Si parla ancora di nuovi media, si parla ancora di giornalismo del futuro quando ormai è il presente ben assodato, quindi c'è questo muro ancora da... E la cosa bella che invece notavo di quello che dicevi è la conversazione al femminile o l'impronta fatta anche da giornalisti maschi, appunto, perché qui non stiamo parlando di una questione di divisione di sessi come all'asilo con i fiocchetti azzurri o rosa, ma di diverse sensibilità nel trattare l'informazione e di entrare nella conversazione e quindi di riuscire a scambiarsi informazioni. La cosa bella è che la rete ci permette di farlo con uno spazio libero, perché lo dicevamo prima, se io qui avevo dei dati di Usigrai recenti sulla RAI, e 4% di dirigenti donna su 1600 persone più o meno di personale giornalistico, poco più di 500 sono donne, insomma vabbè, i dati che sappiamo tutte, che ci ripetiamo continuamente come un mantra, ma che appunto poi alimentano un po' quel calimerismo di cui parlavamo all'inizio e che vogliamo evitare, però ci dà lo spazio per uscire in qualche modo da questi recinti avendo appunto uno spazio libero e illimitato e quindi la possibilità di parlare nei modi e nei tempi che riteniamo opportuni. Ecco, chiudiamo questo primo giro con Serena, che fra l'altro Serena è per il Corriere, ma soprattutto per la lettura, ha fornito l'ispirazione un po' così mesi fa per questo panel con un suo pezzo sul net feminism in cui analizzava proprio le nuove figure, no, del chiamiamolo femminismo. Poi ieri sera appunto si parlava del fatto nel panel con Loredana Lipperini, che ormai ha un'accezione quasi più negativa che altro, e quindi come tutti gli ismi, quindi prendiamolo con le molle. Ma fra l'altro la collega del Guardian che si occupa delle donne, dell'area diciamo così femminile sul Guardian, diceva che in UK è la stessa identica cosa, quindi non è anche qui una questione italiana, tante volte non è una questione di paese. Serena ha scritto questo articolo molto, molto bello, molto documentato, poi da un video che citerà lo vedremo anche, perché è molto divertente e molto interessante. Volevo innanzitutto chiederti un po' dai commenti su Twitter che sono seguiti a questo articolo, parecchi, tante hanno chiesto ma in Italia chi c'è, no? Perché i tuoi riferimenti, come anche quelli che faceva Marina, erano quasi esclusivamente, anzi esclusivamente americani o inglesi. Sì. Tu come lo vedi invece il panorama? Tu che hai fra l'altro proprio tutta l'esperienza, sei molto giovane ma arrivi dal sole, adesso sei al Corriere, però lavori molto sul web con la lettura, col tuo account personale di Twitter, con l'account della lettura, insomma i blog, stai facendo assolutamente tutte le esperienze pur essendo davvero molto giovane. Come vedi il panorama in Italia e come vedi l'uso degli strumenti da parte delle professioniste dell'informazione, ma anche dalle non professioniste, perché qui stiamo parlando proprio di una conversazione aperta. Innanzitutto buonasera e grazie a tutti per essere qua. Io, Barbara, se sei d'accordo, comincerei proiettando il video, perché vabbè, certo. In realtà possiamo partire da quello. Il mio articolo nasce da un incontro assolutamente casuale su internet, nel senso io non conoscevo Caroline, che è la protagonista di questo video, non avevo mai sentito parlare del net feminism prima di allora, non sapevo che in Germania ci fosse un movimento molto importante, all'avanguardia su tutto quello che riguarda donne e rete, e mi sono imbattuta in questo video che è brevissimo di qualche minuto, quindi 3-4 minuti, sì, una cosa. Quindi magari se possiamo. Sì, lo vediamo, lei sì, è Caroline Drucker e ci parla di come migliorare, no? la presenza delle donne in ambito, lei dice, tecnologico in generale, quindi in senso lato, però in generale è in ambienti riservati tradizionalmente agli uomini, e ci ricorda di fare una cosa, di evitare, visto che le parole sono molto importanti, di autodefinirci ragazze, girls, no? Perché tutti i movimenti nati anche sulla rete hanno fatto molto leva su questa parola, lei dice attenzione, perché è una parola che rischia un pochino di diminuirvi, no? Sì. In qualche modo, perché noi siamo donne comunque, quindi è un video molto divertente al di là di quello, e in effetti devo dire, aggiungo solo una piccola notazione personale, avendo lavorato tanti anni nei giornali di carta, quotidiani e periodici, e parallelamente poi sul web,
sono ancora percepita, nonostante la veneranda età e la carriera, la professione e tutto il resto, come quella del web, certo, la ragazza del web, no? Spesso ti chiedono di settare la stampante o di vedere come mai non funziona lo smartphone. C'è un pochino questa così interpretazione molto riduttiva, sì, di chi fa l'online, ancora purtroppo, lo dicevamo prima. Ci guardiamo questo video e poi continuiamo. Hello. So how to get more women into tech? Mentorship programs, sensitivity training for VCs, Ruby on Rails Barbie. No. I have a solution that could increase the number of women in tech dramatically. And there's no conferences, there's no membership. Anyone can do it, especially women. And it will allow them to be bolder and gain greater appreciation for the work that they do. My solution? If you want to be respected in tech as a woman, don't call yourself a girl. See, if we start referring to all the women in tech as women, we'll have a lot more women when we get rid of the girls. And when I say women, I mean people who have menstruated and paid taxes. If you do both, you're a woman. It's pretty simple. Calling yourself a girl may be cute and fun, but it's hurtful to making tech a better and more comfortable place for women. And I am not the only person who feels like this. There are many people out there only steps away from self-immolation. It is time to take action. But this is actually a pretty serious topic, because words are incredibly powerful. They reinforce and reflect societal power structures. Words can be as powerful a protest as actions can be, because at the end of the day, it's about power. When people refer to someone who's an adult woman as a girl, it implies authority on the part of the speaker. Girl is a diminutive. So let's think about the word boy when we refer to adult men. Boys and their toys, boys' club. It's always said with more than a hint of condescension. Boys are immature. They're not to be trusted. You don't want an organization filled with boys. So what about girls? Well, they can't drive, they can't join the army, they can't vote, and girls probably shouldn't. But most of all, girls aren't threatening. And appropriating the word girl for an adult woman just doesn't really make sense, to me at least, because it's not confronting sexism or inverting any power structures. It's just using the word girl for someone who's old. And why do we have such a problem with being old? I am very happy to be out of high school, as I'm sure most of the people in this room are. And I look forward to the time when I'll have enough wisdom to be able to finish the New York Times crossword on a Friday in one sitting. Research shows that a lot of women sabotage themselves in the workplace by starting sentences with things like, "I may not be an expert." They're trying not to appear cocky, but what they're doing is they're undermining their own authority, and they're making people take them less seriously. It's like a disclaimer. Calling yourself a girl in the workplace is the same thing. It diminishes you. And to some people, it can be interpreted like a Freudian slip revealing, "I'm not totally sure I should be here." So in your spare time, sure, going out with the gals, whatever you want to refer to yourself, but in the workplace, geek girls? Women engineers aren't some kind of mythical superhero for people to fantasize about. The fact is that being a woman should not have to be sugar-coated. You're a woman, just like you're a product manager or a coder. Take charge of what you do and don't apologize. You may know the words to every single Sarah McLachlan song ever written, or you may swear like a sailor, but you're a woman. And you shouldn't have to apologize for that. You define the woman that you are. And if you're uncomfortable calling yourself a woman, ask yourself why. Because it's about taking your work and yourself seriously. Does calling yourself a girl say you're here to take charge and kick ass and take names? Does it say you're here to lead? And for all the men in the audience, you can help us out by calling us women. There are not a lot of us in tech. And just because a woman calls herself a girl in the workplace doesn't mean that you can. She may not feel comfortable in the environment.
So, no. I don't actually have a solution that will actually increase the number of females in tech instantly. My solution is to increase the number of women. It's not the answer, but it's one small and important change that all of us can make to make tech a better place for the tax-paying menstruators among us. So I'll leave you with this. If Brittany could figure out that she's not a girl anymore, why can't women in tech? Thank you. Quindi molto, molto tagliente, molto interessante. Non chiamatevi ragazze se non volete essere le prime a scusarvi per essere in un posto quasi lo occupaste senza merito. E, appunto, ho trovato questo video, mi sono abbastanza, che mi ha abbastanza incuriosito perché appunto un problema apparentemente solo lessicale in realtà poi alzava tutta una serie di poneva tutta una serie di problematiche e quindi ho contattato Caroline, che si chiama Bugi su Twitter e tra l'altro è una manager di SoundCloud, uno dei insomma degli esperimenti musicali più interessanti in questo momento, sì, dove tra l'altro è l'unica donna del team a proposito, oltre che una blogger dell'Huffington Post. E attraverso appunto Caroline ho iniziato a capire un po' come appunto come si muovono le donne sulla rete, diciamo le donne che rivendicano una specificità di genere sulla rete in questi anni. E credo che la differenza fondamentale, in tanti mi hanno chiesto perché net feminism, tu prima mi chiedevi i commenti all'articolo. All'articolo, sì. Innanzitutto vi voglio raccontare una cosa che mi ha abbastanza colpito. Come probabilmente molti di voi sanno, al Corriere abbiamo un blog femminile che è la 27esima ora, ed è un blog molto seguito, molto commentato, molto odiato per tanti versi. E ci sono dei trolls fedelissimi che ogni volta tornano sempre più cattivi, anche se ho capito, poi insomma sarebbe bello discutere anche di questo, ho capito che quando sei severa funziona, cioè che quando ti imponi una cosa dici no, allora però... E questo post abbiamo deciso di caricare l'articolo che è uscito sulla lettura sul blog della 27esima ora. Sapete quanti commenti? Allora, diciamo che di media la 27esima ora ha tra i 100 e i 300 commenti a post. E sapete quanti commenti ha avuto il post sul net feminism? Dite una cosa. Proviamo a buttare un numero. Credo che non siamo arrivati a 20. E gli unici commenti che c'erano erano: ma perché c'è questo articolo? Ma che cosa vogliono dire queste persone? Chi sono queste ragazze? Ma che c'entrano col femminismo? Ed effettivamente è stato molto complicato in quei giorni anche provare a interagire con, come dire, noi abbiamo una certa categoria, no? Quando pensiamo al femminismo, quando pensiamo alle battaglie delle donne, insomma, pensiamo di avere le idee molto chiare, no? Cos'è il bene, cos'è il male, chi sono i nemici, quali sono le strategie. Ed effettivamente c'è stato un lungo periodo, prima lo diceva molto bene Marina, ma anche insomma, le altre colleghe, in cui il web effettivamente è sembrato quello spazio dove finalmente le categorie più deboli, quindi anche le donne, potevano trovare il loro riscatto, la possibilità di far sentire la loro voce, di riorganizzarsi. E in effetti la prima forma di femminismo sul web, il cyberfemminism, era, ricordiamo il manifesto di Donna Hathaway, era un femminismo molto duro, cioè il web, abbiamo trovato un posto che è nostro, lo occupiamo e lì riusciremo finalmente a trovare come dire, il nostro spazio, che sarà uno spazio antagonista rispetto a quello degli uomini, rispetto a quello dei maschi, dei cattivi, dei nemici. E quindi effettivamente per tantissimi anni, io credo
addirittura Beth Coleman, che è una delle persone che ho sentito per questo pezzo e che vi consiglio di seguire, perché è una, attualmente è un insegnante dell'MIT, ma è anche un artista e negli anni Ottanta era, diciamo, la spalla di DJ Spooky a New York, per cui insomma immaginava un futuro da DJ e artista. Ed effettivamente lei dice: noi a New York negli anni Ottanta, insomma, ci sembrava appunto che potessero vincere solo i quelli che poi hanno vinto, gli Animal Spirits della finanza, e quindi quando appunto abbiamo iniziato a lavorare su internet vedevamo quello come un posto magico dove avremmo potuto finalmente trovare un'alternativa agli anni, diciamo, tristi e bui del capitalismo americano. Ecco, io ho la sensazione che tutto questo, non dico che sia finito, perché insomma non, però in qualche modo adesso abbiamo fatto un passo avanti, nel senso, io vi parlerò innanzitutto del mio approccio, che è un approccio il più possibile laico rispetto alla rete, nel senso che, premesso che ci sono ovviamente tantissimi problemi e li abbiamo ricordati più e più volte, però io sono convinta che oggi, come dire, internet sia semplicemente, oggi che finalmente è uno strumento, come dire, di massa, la cui diffusione è, insomma, ha raggiunto, insomma, quasi tutti, sta riproducendo gli stessi meccanismi del, insomma, offline, per cui le stesse dinamiche positive o negative che noi troviamo al bar o in questa sala, a scuola, in ufficio, le troviamo online. Quindi caduta l'illusione di un posto veramente diverso, oggi che internet è la nostra dimensione speculare online, ci ritroviamo appunto a ad avere gli stessi problemi che appunto abbiamo fuori, insomma, nella nostra realtà di tutti i giorni. Quello che però trovo interessante appunto di queste donne, non ragazze, come dice Caroline, che stanno ragionando sui nuovi, su che cosa significa oggi essere donna in rete, se c'è effettivamente appunto una specificità di genere e quant'altro, e che è un lavoro che va molto verso l'integrazione, cioè l'identità di donna in rete in questo momento passa attraverso una integrazione che non significa annullare le differenze, perché tutto quello che dicevano le bravissime colleghe è vero, cioè effettivamente abbiamo una sensibilità che è di genere, ma come abbiamo una sensibilità personale, quindi tutto questo va ad arricchire il nostro lavoro in rete, però provare appunto a vedere internet come un terreno di incontro, come un terreno, diciamo, fertile di produzione di nuovi contenuti, provando appunto a eliminare problemi del passato, come poteva essere quella dell'etichetta delle girls, perché l'etichetta, poi come nascono le geek girls o perché ovviamente mentre la figura del nerd era una figura socialmente accettata negli anni 80 e 90, le donne erano semplicemente le sfigate se stavano a casa davanti al computer, e quindi l'utilizzo del termine girl era comunque un modo per dare una certa vivacità a una figura che altrimenti, ripeto, sarebbe stata solo una sfigata. Quindi partire da un elemento, diciamo, una presa di coscienza della realtà, cioè di come stanno oggi le cose, ovviamente il mio discorso è un discorso che vale per una parte di mondo, perché è chiaro che io parlo dell'Occidente e di una serie, come dire, e di noi che certe cose con fatica ma le abbiamo conquistate e le diamo anche per scontate, cosa che non si dovrebbe. Quindi appunto l'idea è quella di provare a stare in rete nel rispetto appunto delle differenze di genere personali, però provando appunto a
costruire, cioè provando a fare un passo in avanti rispetto a quelle che sono state le nostre mamme, le nostre sorelle più grandi, le straordinarie cyberfemministe, insomma, degli anni 90, e provare appunto a costruire un web migliore, anche perché, su questo, insomma, torno sul concetto iniziale, illudersi che internet sia l'isola felice che potevano immaginare negli anni 90 è, non è che è sbagliato, ma è rischioso, perché poi spesso a me capita che ancora oggi che mi dicono, sai, avrete visto sicuramente tutti le polemiche su Twitter di molti giornalisti, diciamo, della carta stampata. E a volte ci sono colleghi che mi dicono anche con una certa ironia, beh, hai visto però com'è possibile che tra i trend topic di Twitter ci siano sempre cretinate, allora hai visto? E la mia risposta è sempre la stessa, cioè se tu vai in edicola hai la rivista di approfondimento, di geopolitica, di approfondimento, hai i rispettabilissimi giornali di gossip che ci intrattengono dal parrucchiere, hai tutto, cioè hai la varietà del mondo, e quindi ci sorprende il fatto che lo spettacolo o come dire, i tormentoni virali che fanno ridere siano al primo posto tra insomma, anche chi è in ufficio e ha voglia di distrarsi? A me onestamente no, e non vedrei in quello appunto la dimostrazione nel male di una diversità del web, come non vedrei appunto il contrario in positivo rispetto alle donne o insomma qualsiasi altro elemento. Penso, ripeto, che siamo arrivati ad un punto in cui non esiste più reale, virtuale, nuovo mondo, vecchio mondo, new media, old media, per quanto io insomma sia definita new media correspondent, vabbè. È il mondo che abbiamo la fortuna di vivere oggi, e insomma, stessi problemi e stesse opportunità dentro e fuori. Sì, assolutamente non esiste più questa divisione, lo accennavamo prima, e anche il discorso della nostra reputazione online e offline di persone che si occupano dell'informazione coincide, e non è vero che la rete sia il coacervo di tutti i mali, come tanti ci vogliono far credere, visto che è lo specchio della società fuori, cioè esattamente sta coincidendo e coinciderà sempre di più con quello che è la società fuori. Io volevo chiedervi ancora una cosa per avere poi il tempo di lasciare magari qualche domanda al pubblico, visto che abbiamo degli incontri molto serrati in questa sala e ci hanno chiesto di non sforare. Prima accennavo rapidamente al fatto che è stata firmata appunto dalla Federazione Stampa Nazionale questa carta della parità dei diritti per appunto favorire le percentuali di donne nelle redazioni, nei posti di comando, eccetera eccetera, e già appunto come accennavo non è una cosa bella, cioè lo è, ma vuol dire che ne abbiamo ancora bisogno, no? È un po' il modello quote rosa, riserva indiana, panda del WWF, eccetera eccetera eccetera. Mi incuriosisce quello che appunto il ministro Fornero ha detto in questa occasione, ha detto una cosa rivolgendosi direttamente alle donne giornaliste, dicendo: voi donne giornaliste avete la responsabilità di evitare che si offra anche all'estero un'immagine distorta della donna sui media. Le giornaliste con la loro sensibilità e freschezza possono contribuire a modificare una concezione che vede la donna oggetto di stereotipi orrendi e puntare alla distribuzione del merito. Ora, posto che a grandi linee siamo tutte d'accordo, qualunque cosa poi questo voglia dire nelle intenzioni del ministro, volevo chiedervi, secondo voi, grazie alla rete, grazie ai nuovi strumenti, appunto alla possibilità di scappare un po' dalle logiche della pagina, dell'assegnazione dei pezzi, delle decisioni che un po' ci piombano sulla testa, ma tutte chi più chi meno, è davvero possibile provare a cambiare dall'interno la percezione delle donne nei media grazie allo strumento web, grazie agli strumenti di cui abbiamo a disposizione oggi, grazie alla conversazione con le altre, cioè riusciamo ad abbattere un po' il cliché dell'Eva contro Eva, riusciamo a fare rete sul serio, o poi ricadremo, come anche un po' paventava Serena, nel senso dicendo non illudiamoci che sia il mondo perfetto e quindi certi cliché probabilmente si ripeteranno anche lì. Raffaella, se vuoi cominciare tu, poi finiamo il giro di tavolo. Ma qui ci sono vari... Scusami solo un attimo, sì. Possiamo tornare al video, volevo solo far vedere il manifesto, quando volete toglietela pure. Ah, ok, c'era già. Ci sono vari livelli, diciamo, di possibile...
La tecnica. Di possibile risposta. Non c'è, diciamo, conoscendo un minimo le redazioni dei giornali, non è che le donne facciano molta rete all'interno delle redazioni. Questo, secondo me, è il punto, è uno dei motivi, perché c'è il soffitto di cristallo, ma noi non facciamo neanche grossi sforzi per arrampicarci una sulle spalle dell'altra, sulla soletta del muro. Quindi siamo ancora molto indietro da questo punto di vista. È appena nata sulla scia di Se non ora quando, questo grosso movimento insomma spuntato veramente sorprendendo molto nei numeri, è spuntato anche grazie alla rete, probabilmente per una disperazione, no? Una situazione a cui eravamo arrivate di disperazione collettiva, per come eravamo dipinte, per come l'immagine che anche delle donne italiane che veniva data all'estero negli anni del berlusconismo è nato da quell'esperienza, un coordinamento di giornaliste che si chiama Giulia, di cui peraltro, per esempio, dentro Repubblica io ho visto soltanto l'annuncio che era nato il coordinamento, ma poi non abbiamo avuto più un seguito. Quindi insomma il mio è anche un appello a credere nelle iniziative quando le lanciamo, perché altrimenti veramente ci tarpiamo le ali da sole, no? Abbiamo questo atteggiamento noi per prime di chiedere scusa perché ci troviamo nella stanza, non dei bottoni, ma nella stanza tout court, nella redazione tout court. Quindi esistono degli sforzi, esiste sicuramente un malessere diffuso e l'intuizione che dobbiamo muoverci, perché non... c'è appunto questo grande sommovimento dell'informazione verso nuovi, non sono più nuovi come avete detto voi, che siete più un pochino più avanti di me probabilmente, verso nuovi strumenti e grande opportunità anche per le donne di acquistare degli spazi, però resta tutto molto parcellizzato, no? Allo sforzo dell'individuo, della singola redattrice, e non c'è una grossa solidarietà. Era interessante lo spunto che tu stavi dando sulla condivisione online dei contenuti, perché è un esperimento che io ho cominciato a fare su Twitter, dove tutto, diciamo a titolo personale ovviamente, di cominciare a postare dei link, dei contenuti dei giornali concorrenti. Non è stata presa molto bene. Non è stata presa molto bene, anche se poi io ho cercato di spiegare perché lo facevo, perché la mia idea è che se in un ambiente di lettori, di utenti molto avanzati, molto sofisticati ormai, noi diamo ci costruiamo una reputazione fra virgolette di informatori che selezionano, che scelgono, in fondo noi nelle redazioni parliamo dei pezzi degli altri, no? Diciamo guarda, leggiti l'editoriale o il reportage dell'inviato negli Stati Uniti, perché veramente insomma ci sono delle cose, spesso con invidia, spesso con rancore, però le leggiamo le cose, quindi perché non condividere questi interessi con il pubblico, con chi sta sempre di più interagendo con i suoi propri contenuti poi nel nostro lavoro. E quindi insomma ho cercato di spiegare che la prospettiva era un pochino più a lungo termine, che probabilmente nell'immediato stavi dando il famigerato link esterno al concorrente, hai regalato il click, che adesso mi si apre il soffitto, mi arriva un fulmine sulla testa, però
che a lungo termine crei una platea di persone che ti reputano, insomma, o reputano il tuo giornale un posto dove trovare il meglio, a prescindere dal fatto che il meglio venga da te o dagli altri, no? Perché hai cura che loro abbiano l'informazione migliore possibile, che sia italiana, che sia internazionale, che venga dal crowdsourcing, che venga dalle radio, dovunque. Quindi questo è anche un lavoro che io ho fatto e che ho visto, in cui ho visto una risposta soprattutto dalle colleghe donne delle altre testate, non, anche qui secondo me non casualmente. E basta. Sì, stavo pensando, riparto, mi interessa molto il discorso che faceva Raffaella sulla lunga distanza, sulla prospettiva, no? Sì. Sulla lunga distanza, però riparto da quello che diceva Barbara della annosa questione dell'immagine su cui ci siamo spaccate la testa per 30 anni, 40 anni, prima di noi, le donne prima di noi lo hanno fatto in modo. Allora, per me la questione è sempre che cosa diciamo e non da quale posizione lo diciamo. Per cui io, per motivi anche personali, mi sono fatta una missione di parlare con le ragazze giovani che vengono a lavorare vicino a me. La cosa che chiedo loro di fare di più è di interrogarsi su quello che vogliono fare, sulla loro creatività, su quello che vogliono diventare e di coltivare la loro intelligenza, di leggere, di non continuare a inseguire un obiettivo esterno, un ruolo, in qualche modo. Perché poi le cose arrivano, se ti prepari, se sei forte e siccome sei una specie un po' protetta, no, anzi non protetta, in pericolo, accumuli anche dei superpoteri che poi, quando sei un po' più serena dopo i 40 anni, ti servono tantissimo. Io vi faccio un esempio: io sono in questo momento in una fase che non avevo assolutamente previsto della mia vita professionale, dove oltre all'orsetto e a tutto quello che già faccio in radio, mi sono trovata a far parte di una direzione temporanea della mia radio, che è una grande radio, quindi è una struttura molto complessa. Siamo in 5, è la prima volta che facciamo una direzione in crowdsourcing. Siamo 4 uomini e una donna. E i primi giorni uscivo e piangevo, perché è difficile, per difficile capire che lingua parlano, perché sono dei miei vecchissimi colleghi, quindi ci sono anche vecchie ruggini, come ci sarebbero tra femmine, insomma. Una componente del consiglio di amministrazione che mi segue mi ha detto: ricordati che sei pari, perché sa che le donne tendono a non ricordarsi di essere pari, anche quando sono a pari ruolo, cioè a pari mansioni, a pari opportunità, a pari responsabilità. Quindi questo parte prima di tutto da noi. Devo anche dire però che perché dobbiamo parlare con quelle che lavorano con noi, soprattutto le più giovani? Perché nonostante tutte le straordinarie teorie sulle uguali opportunità, addirittura sull'affirmative action per forzare le cose dove la cultura ancora non è arrivata, quindi sperando di arrivare a una cultura condivisa attraverso delle regole che poi magari, di cui poi un giorno magari potremo fare a meno, nonostante ci si sia spaccati la testa per decenni, le mie peggiori nemiche professionali sono state le donne e le femministe. Le mie nemiche acerrime. Cioè le persone che hanno ostacolato la mia crescita professionale. Quindi c'è da interrogarsi su questo, per questo anche la parola femminismo spaventa e forse ha portato pochi commenti quel giorno, in un ambiente in cui invece si commenta tanto, perché è una parola, per questo io parlo di una rete femmina e non femminista. Però insomma sono questioni un po' di lana caprina. Sull'immagine... Quindi insomma, donne, parlate con le altre donne, questa è una cosa importante. Sull'immagine, penso che l'immagine cambia quando sono le donne a raccontare la storia, quando riusciremo a tornare a privilegiare la scrittura e il racconto all'immagine, anche se io sono una fanatica di fotografia, non vorrei che si pensasse che non mi piace l'immagine, e soprattutto quando l'occhio che guarda è quello delle donne e non l'oggetto che viene guardato. Per me è tutta una questione di che storia decidiamo di raccontare. Finché, anche se la rete non è quel regno straordinario che veniva ipotizzato negli anni Ottanta per le donne, è sicuramente un luogo dove la nostra voce cambierà la cultura. La cambia già a casa,
la cambia già nel nostro piccolo, nel posto di lavoro, la cambia molto lentamente e quindi per questo dobbiamo avere uno sguardo di prospettiva. Quello che investiamo oggi ci tornerà decuplicato e in questo modo cambiamo le nostre figlie, le figlie delle nostre figlie e anche gli uomini che ci accompagnano, perché io francamente ho un'esperienza abbastanza straordinaria dei giovani uomini che seguo in rete. Sono ragazzi che hanno capito un sacco di cose, che sono stati tirati su da donne straordinarie, che hanno un rapporto di totale parità e grande stimolo intellettuale reciproco con le loro compagne, sorelle. E, quindi credo che una nuova specie di uomo stia nascendo in rete e saremo meno sole, ci faranno compagnia. Che meraviglia, io volevo che questo panel fosse una voce di speranza e direi che verso la fine stanno uscendo cose meravigliose, direi che è uscita la condivisione e il concetto proprio di content curation di cui si parla tanto con Raffaella, cioè il concetto di aiutare il lettore a orientarsi condividendo anche contenuti che non sono nostri, quindi rendere un servizio al lettore il più ampio possibile. È uscito il concetto anche di mentoring in qualche modo delle giovani, delle ragazze che lavorano con te, che sono molto fortunate, immagino, perché hanno questo, così, questo mentoring che ormai non fa più nessuno. Almeno non ostacolarle, dico, se non proprio. E poi ci sono questi nuovi uomini di nuova generazione che stanno nascendo. Ecco, per chiudere il giro di tavolo, Serena, in una redazione molto grande, molto strutturata, come quella in cui lavori tu, pur appunto con le aperture della 27ª ora della lettura, che è il supplemento culturale, c'è possibilità di fare quello che invoca la Fornero, cioè di dal di dentro cambiare l'immagine della donna nei media o comunque aiutare a farlo? È una chimera? Lo riusciamo a fare con l'aiuto delle altre donne? Ci si riesce? C'è aiuto? C'è collaborazione? Devo dire che io sono insomma, abbastanza d'accordo con Raffaella quando diceva che purtroppo le donne nei grandi giornali, nelle diciamo redazioni magari più strutturate, tendono a fare pochissima rete. Tendono a fare pochissima rete da un lato, e dall'altro lato è vera una, come dire, una cosa che spesso si sente dire, che tendono poi a volte a comportarsi, diciamo, come i maschi quando, antagonista, quando comunque raggiungono certe posizioni di potere. Tendono, insomma, se hai poi magari anche la fortuna sfortuna di essere carina, magari insomma hai anche altri problemi, quindi devi stare attenta a fare, come dire, insomma, pochi sorrisi, a mostrarti sempre molto rigorosa, professionale perché c'è sempre un occhio particolarmente attento e giudicante, e semplicemente per il fatto appunto che magari sei giovane, sei nata così, e, ecco, sì, e hai un aspetto più o meno gradevole. E, quindi ecco, devo dire, e in parte non è che mi contraddico, però io vedo grandi chance per quanto riguarda l'immagine della donna, quello che possiamo comunicare, li vedo di più nella rete, nel senso, io non credo che al di fuori dalle redazioni tradizionali, io non credo che il cambiamento arriverà dalle istituzioni, perché le istituzioni sono, come dire, hanno accumulato troppa storia, sono dei luoghi. In questo, ecco, sono una fan delle start-up, nel senso, credo che delle start-up anche individuali, cioè in qualche modo Raffaella è una start-up, Marina per io in modo mio lo sono, quindi ecco, credo che individualmente ognuno di noi in rete, del doppio senso, può fare tantissimo. L'immagine. Allora, devo dire, secondo me negli ultimi anni, pur avendo avuto una situazione oggettivamente sgradevole per quanto riguarda l'immagine della donna, credo comunque, anche parlando con colleghi stranieri, credo comunque che sia uscita anche la nostra indignazione, cioè contemporaneamente usciva un'immagine mediatica della donna, come dire, che non ci piaceva, ma allo stesso tempo sono, come dire, la voce delle donne italiane, secondo me, si è fatta abbastanza sentire.
anche sui media tradizionali. Dopodiché penso che per chi oggi lavora su internet o non lavora, ci sta semplicemente social media, le voci sono talmente tante che non si rischia più di avere un'immagine veicolata da un contenitore solo. Da un unico stereotipo, cliché, sì. Se non altro è più frammentata, sì. Questo è vero, quindi questo aiuta. Benissimo, io siccome abbiamo una manciata di minuti e non vorrei togliere il tempo alle domande se ci sono, poi magari chiudiamo se ci avanza un pochino di tempo, se c'è ancora qualcosa da dire. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, siccome appunto il tempo è un po' contingentato, ve lo chiedo già adesso, se avete domande per le nostre relatrici. Volevo chiedervi se vi siete chieste nell'organizzare l'appuntamento se invitare qualche uomo oppure se è venuto spontaneamente. Bella domanda. Guarda, a costo di non darti una risposta magari positiva o giusta, no, non ce lo siamo proprio chieste, nel senso che è venuto così il panel e ci piaceva così, alla fine non ci siamo proprio fermate a pensare è tutto femminile, quindi parlando di donne, quindi facciamo la riserva indiana, eccetera, eccetera. Francamente no, è venuto così, ci piaceva così, poi c'è anche una scelta tecnica, nel senso che avremmo voluto anche un'altra collega straniera, però poi i tempi della discussione per un certo numero di persone vanno bene, per di più si rischia di non riuscire a parlare, quindi anche con Arianna Ciccone ci siamo dette chiuso lì, però non c'è stata né la volontà di tagliarli fuori né la volontà di... è nata proprio così, almeno questa è la mia risposta e penso che possa valere per tutte. Io volevo chiedere se dedicandosi soprattutto al web non si corra il pericolo di ghettizzarsi in un certo senso, di far sì che il giornalismo al femminile sul web diventi il cliché del giornalismo rosa, del frivolo, della leggerezza. Se c'è il pericolo che venga preso poco sul serio. Che venga preso meno sul serio. Sì. Chi può rispondere? Ma io parlo per ovviamente per me, per posso dire che i colleghi della carta stampata ti chiedono in ginocchio di mettere i loro pezzi sul web, cioè secondo me dobbiamo ragionare esattamente al contrario, se non sei sul web non esisti. Questo non vuol dire che i giornali di carta sono destinati a morire, per carità, anche questo è un grosso tema di discussione qui al Festival quest'anno, però è oggettivamente il luogo dove, se vuoi avere una platea, gente che ti legge, che ti commenta, che ti contrasta, devi essere lì. Quindi lungi dall'essere ghettizzante, è proprio il posto dove si vuole stare in questo momento, almeno. Sì, è quello che direi anch'io, poi lascio la parola anche alle colleghe, però probabilmente il concetto di giornalismo online come ghetto, come recinto, non dico che non ci sia mai stato, soprattutto agli albori, no? Era un po' il non puoi lavorare sulla carta e quindi ripieghi sul web, no? Era un po', ma parliamo però di 8-10 anni fa, insomma, anche qualcosa di più, era un po' il ripiego di quelli che non riuscivano a entrare nelle redazioni, anche perché sappiamo che il numero delle persone che cercano in qualche modo di fare la carriera giornalistica è purtroppo molto superiore ai posti disponibili. 8-10 anni fa poteva esserlo. Io personalmente, avendo lavorato e continuando a lavorare per gli entrambi i mezzi, devo dire che ho visto un ribaltamento di prospettiva, che è quello che diceva Raffaella, cioè negli ultimi anni assolutamente c'è la fila per entrare sul web, perché si percepisce chiaramente che per motivi anche commerciali, economici, che sono quelli che poi muovono un po' tutto il carrozzone, gli investimenti pubblicitari si stanno trasferendo da un'altra parte, quindi online, e ovviamente il futuro, il presente, e sempre più il futuro sarà lì. Quindi direi di no, anzi la vedo come un'opportunità e la vedo anche come proprio una richiesta di molti colleghi della carta che dicono insegnateci, fateci capire cosa dobbiamo fare, vogliamo andare anche noi sul web. È cambiata molto la percezione. E poi se posso aggiungere una cosa,
Il problema che tu individui del giornalismo, diciamo così, frivolo, e anche se poi una mia bravissima collega del Corriere che si chiama Maria Luisa Agnese spesso dice mi ricordo quando si faceva giornalismo frivolo in maniera seria. Detto questo, è vero che per tantissimi anni le donne nel giornalismo sono state costume, cioè, o ti occupavi di moda, bellezza. O ti occupavi di bellezza, quindi è vero che no, Raffaella, che per questo era secondo me un problema del giornalismo tradizionale, cioè anche un, insomma, una gigante come Camilla Cederna insomma, ha iniziato, ha avuto una strada che doveva necessariamente passare per il costume. Io credo che adesso, anzi, diciamo il web abbia aperto le strade, nel senso che noi insomma, ci occupiamo tutte di cose che con il massimo rispetto a chi si occupa di costume e quant'altro, però insomma, penso a Marina che voglio dire, segue gli esteri insomma, con grande serietà e professionalità. Insomma, ecco, prima forse le donne giornaliste erano per orari, per tipo di lavoro, per fatica, per tutta una serie di motivi, erano un po', non dico obbligate, però naturalmente andavano verso quel tipo di giornalismo. Secondo me il internet ha un po' cambiato, liberato molto. Poi, forse non bisogna neanche confondere diciamo, gli argomenti di cui le donne si occupano come giornaliste e la piattaforma su cui lo fanno, nel senso che diciamo la giornalista di rosa si confronterà sempre con la giornalista di rosa che sia sulla carta stampata, sul web. Per me la questione è che invece la carta stampata, i grandi giornali, anche in senso molto positivo, sono come dei palazzi molto ben arredati e anche molto costosi da mantenere, che contengono tutta una cultura che io spero non vada persa, ma che il web è la piazza dove tutti stanno discutendo, e se qualcuno non scende dal palazzo, non scende in piazza a confrontarsi con dove la discussione, la conversazione mondiale sta accadendo, dove ci si confronta addirittura oltre le lingue, cioè che è un miracolo, è una cosa straordinaria, quel palazzo non esiste più, l'autorevolezza di chi arriva dal palazzo non esiste più, si rischia di rimanere da soli alla macchinetta del caffè. Dal punto di vista dei numeri e dell'esposizione, la rete è il posto. Dal punto di vista del ruolo delle donne, non soltanto le grandi firme, tra le grandi firme sul web contiamo tantissime donne, ma anche molti start-up di donne. La direttrice del New York Times è una donna, le più grandi teoriche della rete in questo momento sono donne. Penso Gillian C. York, Zainab Tufekci, sono veramente tante, ne potrei elencare. La rete è donna anche dal punto di vista del potere e della cultura. Le ultime due, insomma, no, insomma. Ce la facciamo, mi spiace. Sarò velocissima. A parte che è una boccata d'aria fresca, grazie mille di questo. una boccata d'aria fresca, dico grazie mille. Grazie. E poi volevo sapere una cosa, perché in effetti, cioè, noi che abbiamo un cervello femminile capiamo che il web è il futuro, che il web è femmina e cioè abbiamo più spazio sul web, è perfetto. Però per dire, io ho un blog sul Fatto, mi avevano chiesto di scrivere un blog sul Fatto, non mi pagano una lira. Allora aspettate, perché poi il punto è questo, no? Allora spiegatemi perché sul blog, che viene letto mille volte di più di quello che puoi scrivere sulla carta stampata, non te lo pagano. Se vuoi guadagnare due lire, che poi ti pagano pochissimo lo stesso, devi scrivere sul cartaceo, e questo qui è la cosa che bisognerà cercare di ribaltare, perché se no diventa un ghetto doppio, no? Quindi te hai visibilità, credibilità, forse anche autorevolezza sul web, avrai tantissimi follower su Twitter, potrai fare quello che ti pare, però poi alla fine non è che si questo mangia. È un altro, cioè, panel, anche non c'entra con le donne, tra l'altro. No, so, lo so, infatti ho detto forse esce un po' dalla cosa, però siccome è collegato al fatto, volevo anche collegarlo al fatto che se le donne trovano di più
spazio sul web, poi diventa un'ulteriore ghettizzazione, perché comunque certo. sul web guadagni meno, no? Allora te prendi, sentivo ieri il panel che là con Aria, con la Lipperini, eccetera, no? Sì. Allora, le presenze femminili, era divertente quella la statistica, no? Le presenze femminili sulle prime pagine sono 5,5% in prima pagina. Secondo me manca il dato successivo, di cosa scrivono le donne in prima pagina sui giornali cartacei. Generalmente di mutande o robe similari. Sì, costume, no? Costume, diciamo. Costume, sì, mutande colore. È in termine, ecco, capito? Mutande in senso lato. Scrivono di mutande in senso, scusa, in senso lato. Come hashtag, mutande è bellissimo. Ecco, hashtag mutande, perfetto. Comunque è questo, capito? Sì. Quindi, ora non voglio, so che è un altro tema, però comunque alla fine è sempre la solita cosa, segui il flusso dei soldi, perché dove vanno i soldi va il potere, quindi... Basta, chiudo sì. qua. Ma rapidissimamente, per quello che accennavo prima, gli investimenti pubblicitari che stanno traslando cambieranno purtroppo lentamente, più lentamente di quanto ci eravamo aspettati una decina di 5, 6, 7 anni fa, però stanno lentamente erodendo e cambiando questo modo di pensare. Speriamo che lo faccia al più presto possibile. Grazie comunque per averlo ricordato, perché è un problema di tutti. L'ultima, perché mi dicono che niente, proprio mi fanno dei segnacci orrendi da laggiù, ok. Buonasera a tutti. Allora, ciao. Quello che volevo chiedere è se tutta la comunicazione venisse trasferita sul web, non si rischia di perdere qualcosa, nel senso, nelle forme del giornalismo tradizionale, andando a intervistare di persona una persona, ad esempio, si capiscono molte più cose, invece sul web si rischia di generalizzare, di banalizzare, si perdono tanti dettagli. Questo è un rischio oggettivo, a mio modesto parere. Voglio sapere cosa ne pensate di questo. Grazie. Lascio poi rispondere rapidamente a loro. Un conto però è scrivere un contenuto sul web e un conto è fare l'intervista via web. Sono due cose diverse. Moltissime colleghe che scrivono per il web vanno a fare le interviste di persone esattamente come i loro colleghi della carta, quindi... In questo caso è solo lo strumento di pubblicazione, non lo strumento che permette l'intervista. Almeno, ecco, se avete qualcosa da aggiungere su questo, sulla paura che magari trasferire tutta l'informazione sì, sul no, web. La comunicazione sul web non è sinonimo di comunicazione virtuale, è uno strumento, insomma, uno strumento di un lavoro che c'è dietro e che può essere di qualsiasi tipo, no? La raccolta di informazioni... si sta facendo un pochino più complicata, perché ci sono tante fonti e tante voci, e per questo è prezioso il lavoro dei curator come Marina, che ti aiutano anche ad orientarti, no? Però insomma il lavoro di raccolta, di verifica, almeno teoricamente dovrebbe rimanere uguale a prescindere dalla piattaforma esatto. su cui lavori. Scusa? Sì, ma sai, quello attiene molto al modo di lavorare di ognuno. Io non penso che se anche un domani i giornali non dovessero più essere pubblicati, cosa che ci auguriamo succeda il più tardi possibile per mille motivi, i giornalisti di domani faranno solo le interviste via Skype o via telefono o via mail. Non credo che interverremo. Ovviamente ci sono momenti in cui, giustamente, Serena oggi mi dice dovrei andare a Seattle, ma spero di riuscire a fare qualcosa via invece Skype, via. Cioè, ci sono delle situazioni oggettive, ma per le quali lo facciamo già adesso scrivendo sulla carta. Io non credo che una totalità di piattaforma digitale corrisponderà a una totalità di interviste o ricerche di fonti digitali, anche perché la ricerca sul campo è sempre quella che fa la differenza. Scusate, ma ci stanno facendo di nuovo segni sempre più brutti, siamo tutte su Twitter, per cui magari ci potete trovare. Grazie davvero, è stato un piacere. Grazie. Grazie ragazze, è stato proprio grazie, carino. Grazie. Grazie, grazie a tutte. Peccato che invece non sei terribile. Sì, perché era veramente... Ma ci manca, ancora...